assolutamente impedire al veleno di entrare in circolo. Signor Thompson, la prego, mi dica dove possiamo trovare un dottore. Il paese. Purtroppo, però, per arrivarci impiegheremo un giorno e considerando il tempo per il ritorno, arriveremo qui solo dopodomani. Vado io in paese. Signorina, non credo che lui resisterà fino al suo ritorno. Non posso restare qui ad aspettare che lui muoia. È stato molto sfortunato. No, non posso accettarlo. La prego, signor Thompson, mi dica dove abita di preciso il dottore. Signore, non ci sarebbero dei cervi nei dintorni? Qui non ci saranno dottori, però di animali selvatici come i cervi ce ne sono in gran quantità. Qualche tempo fa mi è capitato di leggere su un libro che il fegato di cervo riesce ad assorbire il veleno dei serpenti. Fegato di cervo, ha detto, ci penso io. Signor Thompson, ma... Beh, questo è un sistema molto più veloce che correre a chiamare il dottore. Di nuovo. Proprio oggi non riesco a colpirne nemmeno uno. Continuando a perdere tempo, il veleno entrerà sempre più in circolo. Senta, signor Thompson, adesso può dirmi dove si trova il dottore, per favore? Ho un'idea. Anche il fegato di una capra o di una pecora potrebbe fare al caso nostro. Basta con i cervi. Cosa avrebbe intenzione di fare, signore? Non abbiamo scelta. Ah! Con voi portavate anche delle pecore. Prenderemo una di quelle. Che cosa? Una pecora? Non ti interessa più salvare la vita al cavaliere? Chiedo scusa, signore. Però, rinunciare a Fiocco, per me è... Devo prendere il fegato mentre è ancora in vita. Perdonami, ma è per salvare il cavaliere. E lei, mia cara signorina Marie. Salve, sono venuta qui per assaporare la vista della distruzione del ranch di Charlotte. Oh, sì, capisco. La demolizione inizierà proprio fra pochi minuti. È un peccato che Charlotte non possa assistervi, vero? Signorina Marie. Ad ogni modo, distruggetelo in fretta. Certo, come desidero. Vattene! Non voglio più vederti! Fermati, senti! Un momento, ma che fai? Come ti permetti, Garson? Venire a chiedere a me di aiutare a demolire il ranch di Charlotte. Ovviamente saresti pagato molto bene. Ora basta, vattene via. Ehi, senti, eppure lo dovresti sapere che cosa significa opporsi al volere del signor Thornton. Sempre con la solita minaccia. Ehi, no, almeno tu ci aiuterai, vero? Un vecchio come me mi sarebbe soltanto d'intralcio. Ho tanti dolori reumatici, acciacchi vari e anche il nasso. Giorno la pagherete cara. Accidenti, ha davvero un bel coraggio a chiederlo proprio a noi. Ehi, senti, se quel Garson è venuto a disturbare addirittura noi, non significherà per caso che anche gli altri abitanti del paese si sono rifiutati? Però loro hanno sempre fatto tutto quello che ordinava quel Gordon. Non questa volta, altrimenti non avrebbe chiesto a noi, non ti pare?
ragione. Cosa? Non riesci a riunire nessuno? Qualcuno ha la moglie ammalata, qualcun altro il mal di pancia. Ah, ma hai detto che è un ordine dato da me? Sì. E anche che li pagherò tutti e profumatamente a fine giornata? Sei veramente una persona inutile, Garson. Ehi, voi due laggiù, forza, andate a convincermi. Sì. È troppo tempo che aspetto. Ah, sono davvero spiacente, ma abbiamo avuto qualche contrattempo, signorina. Beh, se non ha abbastanza uomini a disposizione, potrei aiutarla io. Che dice? Non permetterei mai a una signorina di fare un lavoro del genere. Tranquillo, io lo distruggerò utilizzando soltanto un dito. Lasci fare a me. Su, non scherzi. Guardi che non sto scherzando affatto. Mi dia dei fiammiferi. Ma allora lei ha in mente di incendiare tutto? Certo, così è molto più semplice. Chiedo scusa, non vorrei mai contraddirla, però vede, i materiali con cui è costruito il ranch sono ancora buoni e io avevo intenzione di chiederglieli. Si impiegherebbe troppo a salvarli. Forza, Gordon, veda di bruciarlo. Sì. Garson, porta subito dell'olio. Oh, signore, va in fretta, la signorina è un tipo impazziente. Sì. Cosa vuoi, Sandy? Cosa succede qui? Oh, Sandy, vogliamo fare qualcosa di molto interessante. Sta a vedere. Marie, tu sei... Non riesco a crederci. Adesso mi stai dando del tu, Sandy. Fino a poco tempo fa mi chiamavi signorina Marie. Per quale motivo non lo fai più? Beh, perché tu sei solamente un mostro, Marie. No, che dico? Un mostro non sarebbe così crudele. Non solo hai cacciato via la povera Charlotte, ma adesso vuoi anche bruciare la sua casa. È terribile, ti sei permesso di definirmi mostro! Non ti permetterò di incendiare il ranch! Vuoi forse intralciarci, stupido ragazzino? Vattene via! Ma fermateli! Non vi lascerò bruciare il ranch, lasciatemi! Che arrogante! Prendi! Scocciatore! Adesso osserva con attenzione! Fermati, Marie! No, non farlo! Ehi, Gordon, non avrai intenzione di bruciare anche tuo figlio insieme alla casa. Che cosa? Ora smettila con le sciocchezze. Garson, c'è anche tuo figlio con Sammy. Hai detto la verità? Rispondi, sei dentro. Date. Ho deciso che difenderò il ranch di Andrea a qualsiasi costo, papà. Sì, anch'io lo farò. Oh no, Sammy, ma che fate? Spegnetelo! Dovete fare in fretta, sbrigatevi! Bene, sono proprio contento. Per fortuna è tutto risolto. È ancora troppo presto per rallegrarsi, nonno. Sì, comunque Gordon avrà desistito a questo punto. Stava per coinvolgere addirittura il suo bambino. In effetti, più che altro, il problema è Marie. Da non credere, è
incapace di farsi rispettare dal proprio figlio. Ah, mi vergogno per quanto è accaduto. Comunque sia, cerchi di demolire tutto entro oggi, per favore. Però vede, gli abitanti del villaggio non... Tranquilla, gli abitanti obbediscono a qualsiasi ordine io impartisca. Non è stato forse lei a dirmi questo? Ah, mi scusi, signorina. Voi tutti sapete molto bene che cosa vi aspetta se vi opponete ancora al volere del signor Dorgan. Non è forse così? Beh, veramente nonni. Non dovete farvi ingannare da quel Garson. Pensateci un momento, se smetteste di obbedire a Gordon, si troverebbe lui in grave difficoltà. Puoi stare zitto, ragazzino. Non vorrei certo allarmarmi, ma è molto meglio per voi non contrariare il signor Gordon. Ripensandoci, tutti noi avremmo dovuto aiutare la piccola Shara e sua madre. Sì, è vero. Non abbiamo mai trattato il povero signor André come uno di noi, perché era nobile francese, come lui. Mia moglie e abbiamo capito solo ora che avremmo dovuto aiutare Char prima che venisse cacciata via dal suo ranch. Basta, ormai quella è storia passata. No, invece non lo è affatto, dovete credermi. Se uniamo le nostre forze, possiamo ancora far tornare Char e sua madre al ranch. Il signor Gordon? Signore, cosa fate? Non avete ancora iniziato i lavori? Veramente? In questo modo non finirete mai. Beh, riprenderemo domani. Stanotte dorma da me, signorina. Adesso dentro la casa non c'è più nessuno, dico bene? Esatto, signorina. Allora picchiamo di nuovo il fuoco. Ma che cosa dici, Maria? No, signorina, non ha sentito. Si è appena alzato un forte vento. Meglio, no? Così brucerà molto più in fretta. Ma è pericoloso. Il vento potrebbe estendere le fiamme al bosco. Non si preoccupi di questo. Dopo pagherò io tutti i danni. Non è affatto un problema di soldi. Ha ragione. Per quanto le possa pagare, gli alberi non rinasceranno di certo. Oh, Gordon, ma cosa... Come si permettono costoro? Misurate le parole. Appiccate subito il fuoco. Papà. Tu zitto, Sammy. Non intrometterti. Papà, quando noi bambini abbiamo fatto scoppiare quell'incendio con i fuochi d'artificio, ti sei arrabbiato moltissimo, ti ricordi? Dicesti che il bosco è la vita per gli abitanti del paese. Sì, Marie, a te interessa solo costruire una residenza sfarzosa da usare per le vacanze, ma sappi che questa gente vive e lavora qui tutto l'anno. Basta! Il ranch l'ho acquistato, quindi appartiene solo a me. E posso distruggerlo o dargli fuoco quando e come più mi aggrada. Vuoi dire che non ti importa niente se il bosco finirà in cenere? Non ti preoccupa minimamente il fatto che le nostre vite saranno rovinate. Ho detto che vi risarcirò. Anche se sei francese, sei del tutto diversa dal povero signor André. Non osare mettermi sul suo stesso piano. Senta, noi fino a questo momento abbiamo sempre ascoltato le sue richieste. Ma stavolta deve essere lei ad ascoltare le nostre, signor Gordon. Sì, questo è vero. Che volete che faccia allora? Non deve vendere il ranch a quella ragazza impertinente. Signor Gordon, non la prego. Ci affidiamo a lei. Faccia presto, Gordon. Si sbarazzi subito di questi sciocchi bifolchi. Devo chiederle di rimandare la demolizione, signorina. Che cosa ha detto, Gordon? Grandioso! Evviva! Charlotte ne sarà così felice. Sa dove si troverà in questo momento? Mi vendicherò. Assorbito del tutto. Fatti forza, su cavaliere. Non farti sconfiggere da un semplice serpente. Coraggio, non appena farà giorno arriverà il dottore a visitarti. Ah! Ah!
immediatamente. Sbaglio o sei la piccola Charlotte? Non mi riconosci? Ma è lei, dottor Perkins. Voi due vi conoscete già? Sì, mamma, ci siamo incontrate sulla nave al ritorno. Davvero una strana coincidenza. Sarebbe dovuto venire mio padre. Ma ha avuto un'altra chiamata. Suo padre, dottor Perkins? Esatto, ho fatto bene a venire qui in vacanza. Chi è che lo ha medicato così? Ecco, sono stata io, dottore. Un'ottima medicazione, davvero notevole. Senta, dottore, lui... Sta tranquilla, Charlotte, ce la fa. Grazie, dottor Perkins. Grazie di cuore. Non devi ringraziare me, ringrazia piuttosto tua madre. Ho dovuto sacrificare una di voi, purtroppo. Ma la sua vita è servita a salvare il cavaliere. Come mai Fiocco non c'è? Dove sei, Fiocco? Fiocco! Fiocco, dove sei finito? Rispondimi! Forse Fiocco... No, non può essere... Non avrei mai permesso che ti uccidessero, Fiocco. Fiocco, forza, vieni fuori, non devi avere paura! Capisco, per lui deve essere stato uno shock terribile. Già, stava quasi per essere ucciso da me, la persona in cui lui credeva di più. Tornerà, vedrai, Fiocco è un agnello intelligentissimo. Proprio per questo, credo che non ritornerà mai più da me. Charlotte! Finalmente ha ripreso il senso. Oh, cavaliere! Sono così felice. Ascolta, mi riconosci? A quanto sembra non può ancora parlare. Comunque, ormai è superato il momento critico. Adesso è fuori pericolo. Oh, cavaliere! Signor Thompson, se ha del bucato da fare, potrei occuparmene io. Che ne dici? Ah, ti ringrazio tanto. Si sbaglia, siamo noi che dobbiamo ringraziare lei. Ma no, figurati, restate finché il cavaliere non guarirà. Ma cambiando discorso, tu leggi molto, non è così? Beh, lo facevo spesso qualche anno fa. Non me ne vanto di certo, comunque da quando sono nato io non ho mai letto libri. Nemmeno uno, signor Thompson. Ero convinto che i libri non servissero assolutamente a niente, ma questo soltanto fino a una settimana fa. Cioè, fin quando il cavaliere è stato morso. Ti ricordi? Tu mi hai detto di aver letto su un libro in modo per assorbire il veleno. Sì, certo. Sei molto in gamba. Hai salvato un povero ragazzo che si trovava in fin di vita. Leggerò anch'io un libro. Grazie al signor Thompson, gli animali di Char riusciranno a sopravvivere. Anche la vita del cavaliere è salva. Tutto sembra andare bene. Eppure il cuore di Char non è sereno, perché la piccola è preoccupata per Fiocco. Adesso l'agnellino cammina solo lungo la strada che conduce al ranch di André. Al ranch di Thompson, che ospita Char e Simone, arriva improvvisamente Marie e dice alle due che il ranch di André è bruciato. Tuttavia, nello stesso istante, torna anche il piccolo Fiocco. E legata al suo collo c'è una lettera scritta da Sandy. Il prossimo episodio di Charlotte sarà una lettera da Fiocco. Non perdetelo!
Sì,